Ciao viaggiatori, ciao viaggiatrici, come state? Quello davanti a me non è niente po' di meno che il Monte Fuji. Sicuramente è un giro che secondo me vale assolutamente la pena fare se avete un po' di tempo in più. Anche ti permette di vedere un po' l'interno del Giappone e qualche scorcio molto famoso, come può essere per esempio il Monte Fuji, che come tutti sapete insomma è il simbolo del Giappone. Spero che questo video vi possa piacere, buona visione e buon viaggio! L'obiettivo di oggi è andare un po' fuori Kyoto in una cittadina che si chiama Hakone, dove dicono di esserci una vista sul Fuji, grandi onsen dove fare il bagno e pure un lago mistico a quanto pare. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo e a goderci anche questa cittadina nuova da vedere, che è Hakone. Ok, sto arrivando in questo momento ad Hakone. Visto, Hakone è una città termale dove potrete fare un sacco di onsen, perché c'è proprio l'acqua calda che naturalmente sgorga in superficie, quindi un centro molto turistico dove però ci sono altre cose da vedere, come ci sono dei musei a cielo aperto, uno in particolare molto famoso e dicono che sia molto bello da vedere. Oggi però voglio andare oltre, andare ancora un po' più in là e fare un giro fantastico, perché hanno detto che quando c'è una bella giornata c'è una teleferica che è molto bella da fare, perché permette di avere una vista sul Monte Fuji veramente spettacolare. Quindi quello che voglio fare oggi è adesso prendere un altro treno che ci porterà fino a Gora. Tra l'altro è un treno a scartamento ridotto che va in mezzo alle montagne, che si inerpica in mezzo alle montagne. Poi da lì si prende una prima teleferica, funivia, non ho ben capito cosa sia. Poi lì se ne prende una seconda che porta, diciamo, dall'altra parte del versante e ci porta su un lago. Su un lago che sorge proprio ai piedi del monte Hakone. Quindi da lì si, in teoria, promettono una stupenda visuale. E poi rientrerò via mare, in teoria, con un giro in barca per tornare poi alla città e rientrare su Hakone. Quindi il giro è abbastanza intenso, dovrei avere il tempo di farlo, lo spero. L'idea iniziale era di farmi solamente un onsen e stare lì tranquillo, ma visto che c'è una giornata del genere, non posso veramente rimanere in panciolla. Ok, questo è un piccolo trenino di solamente due carrozze che ci porterà da Hakone fino alla stazione di Gora, inerpicandosi per le montagne. È piccolissimo, sembra un po' di tornare indietro nel tempo. L'efficienza giapponese funziona anche nel più sperduto villaggetto in montagna. 37 minuti puntualissimi di orologio, sono arrivato a Gora e adesso lì c'è la fila per prendere la monorotaia o teleferica o quello che è. Manca l'ultimo pezzo, dobbiamo prendere una funivia che ci porterà poi dall'altra parte sul lago. Dicono che ci sia un'eruzione, un vulcano, non so, in corso, quindi ti danno una specie di mascherina perché dicono che potrebbe causare, non so, soffre d'asma, roba del genere. Comunque speriamo di non morire. Bellissimo Monte Fuji dietro di noi che ci saluta in questa giornata meravigliosa. No vabbè, guardate là dietro. Adesso siamo a
metà strada in un posto panoramico, perché praticamente la funicolare arriva fino a qua, che è il punto più alto davanti al Monte Acone, e poi da qui riprende e arriva giù verso il lago dall'altra parte. È una giornata pazzesca, e poi ci sono queste cose che non mi aspettavo, che sono delle specie di solfatare, da dove esce lo zolfo, perché è un territorio vulcanico, ragione per cui anche Acone è una delle città termali più famose, perché ci sono queste sorgenti d'acqua calda che poi la trasformano in un... l'hanno fatta diventare un centro termale. Infatti lì si vedono tutte quante le formazioni rocciose gialle tipiche dello zolfo. Vabbè, pazzesco comunque, bellissimo. Veramente sono a mille in questo momento. Ok, adesso però, posto che mi sto anche congelando naso, mani e qualsiasi estremità, perché comunque c'è una bellissima giornata, ma c'è un vento freddissimo e siamo anche, dobbiamo essere a più di 1000 metri. Quindi adesso andiamo a riprendere l'altro pezzo. Spettacolo, questo giro lo dovete assolutamente fare. Solo il giro, anche se non vi fermate nei posti, vale veramente il viaggio. Col battello è assolutamente meritevole, quindi vi consiglio assolutamente di farla se avete una giornata extra, perché qui lo spettacolo è veramente bellissimo. Guardate, e lì c'è anche il Monte Fuji. Praticamente adesso ho terminato questo giro, quindi abbiamo visto praticamente il Monte Fuji da tutte le parti, l'abbiamo visto da sopra, da sotto, da destra, da sinistra, pure col lago. Terminato il giro, praticamente siamo arrivati fin là sopra con la teleferica, poi siamo tornati giù, poi abbiamo preso la barca che ci porta di qua, e poi da qui c'è un altro autobus che ci riporta praticamente ad Acone Centro, dove ci sono poi i centri termali, gli onsen eccetera, e soprattutto la stazione del treno che poi ci permetterà di rientrare questa sera a Tokyo. Avete tempo? Mi raccomando, vi consiglio di farvi un onsen. Cos'è un onsen? Sono dei centri termali praticamente dove arriva dell'acqua calda, possono essere sia artificiali, in realtà si chiamano sento, invece quelli naturali si chiamano onsen. È una tipica tradizione giapponese, ci sono degli onsen fantastici, ci sono praticamente queste vasche che possono essere all'aperto, all'interno, dove si sta tutti quanti là a godersi il calore dell'acqua e a guardare spesso il panorama, perché tante volte sono in posizioni assolutamente in mezzo alla natura, davanti a un lago, davanti a un monte, ed è veramente bellissimo. L'unica particolarità che vi dico è che l'obbligo è quello di entrare assolutamente nudi, quindi sia per le donne sia per gli uomini sono separati, e mi raccomando, dovete lavarvi e mostrare bene di lavarvi dappertutto prima di entrare, altrimenti qui, che sono maniaci veramente della pulizia, potrebbero uccidervi seduta stante. E ancora di più, oltre all'onsen vi consiglio di farvi un paio di notti almeno in un, o almeno anche una perché sono piuttosto care, in un ryokan, che sono delle tipiche sistemazioni alberghiere giapponesi, che sono tipo dei hotel ma più fighi. Primo perché sono tipici giapponesi, vi danno quindi vi danno proprio le camere con il futon piuttosto che con le pareti di carta, poi siete veramente serviti e riveriti, e spesso hanno anche all'interno gli onsen, quindi potete fare questo e quello, due piccioni con una fava, godervi l'esperienza giapponese e rilassarvi anche un po'. Mi raccomando, occhio ai prezzi, perché almeno 100 euro o anche di più, cioè dopo sono anche molto care, quindi occhio ai portafogli perché possono essere molto care. Comunque un'esperienza che assolutamente io vi raccomando. Però adesso è ora di tornare in centro e di farci un bel onsen, eh? Sono ritornato ad Acone, ovvero il punto iniziale da dove avevo poi arrivato col treno. Prezzo della corsa 960 yen, quindi
tipo un po' meno di 8 euro. Come vuoi la tradizione, andiamo a cercare un bel onsen. Ne ho trovato uno su una guida, vediamo un po' se è bello come dicono. Si chiama Yoshiike Ryokan, questo quindi è un ryokan, vediamo se mi fanno utilizzare la loro vasca. Quindi tipo 16-17 euro. Non è male. Ah vabbè, è uno spettacolo, è bellissimo, mi ci voleva proprio. Questo è lusso, lusso. Per ovvie ragioni, all'interno degli onsen non si possono fare foto oppure video, quindi non posso fare altro che mostrarvi solo qualche foto della vasca esterna, bellissima, che sorge in mezzo ad un fantastico giardino. E non temete, ce n'è anche un'interna per i più freddolosi. Immancabile il tè verde ad aspettarvi senza limite. Mi sento veramente rigenerato dopo questa giornata così intensa. Purtroppo però non dormirò qui come vorrei fare, ma devo rientrare già a Tokyo, perché domani mattina si riprende l'aereo per tornare a casa. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, fate un sacco di like, spolliciate come se non ci fosse un domani, lasciatemi qualche commento, ditemi cos'altro avreste voluto vedere in Giappone o se avete altri dubbi per programmare poi il vostro viaggio. Quindi adesso vi mando un mega abbraccio da qui, da questo luogo meraviglioso, paradisiaco, e non posso fare altro che augurarvi buona visione e buon viaggio!